Oggi varie chiese orientali, cattoliche e ortodosse, e anche diverse comunità latine celebrano la Pasqua secondo il calendario giuliano. Noi l'abbiamo celebrato domenica scorsa secondo il calendario gregoriano. Porgo loro i miei auguri più cari. Cristo è risorto veramente. Sia Lui a colmare di speranza le buone attese dei cuori. Sia Lui donare la pace, oltraggiata dalla barbarie della guerra. Proprio oggi ricorrono 2 mesi dall'inizio di questa guerra. Anziché fermarsi, la guerra si è inasprita. È triste che in questi giorni, che sono i più santi e solenni per tutti i cristiani, si senta più il fragore mortale delle armi anziché il suono delle campane che annunciano la resurrezione. Ed è triste che le armi stiano sempre più prendendo il posto della parola. Rinnovo l'appello a una tregua pasquale, segno minimo e tangibile di una volontà di pace. Si arresti l'attacco per venire incontro alle sofferenze delle popolazioni stremate. Ci si fermi, obbedendo alle parole del risorto che il giorno di Pasqua ripete ai suoi discepoli: pace a voi, pace a voi. A tutti chiedo di accrescere la preghiera per la pace e di avere il coraggio di dire, di manifestare che la pace è possibile. I leader politici, per favore, ascoltino la voce della gente che vuole la pace, non un'escalation del conflitto.